Rieccoci per un altro momento insieme. Come state? Grazie a Dio, tutto bene. Vi ricordate il cartellone? Con Gesù, con te va tutto bene. Ascoltate, oggi parliamo di un bellissimo versetto e prima di tutto vi faccio vedere, guardate un po', questi tre simboli. Questo che cos'è? Il cuore. E questa? La croce. E questa? La luce. Ascoltate bene, c'è un verso della parola di Dio che dice, Gioele, tieni questo, perché Dio ha tanto amato il mondo e ci ama e col cuore dimostriamo l'amore, che ha dato il suo unigenito figlio, come Gesù, che è morto per noi sulla croce, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E la rappresentiamo con questa meravigliosa luce. Vedete vicino a chiunque chi c'è? Ci sono due bambini, una bimba, un bimbo. Sapete perché? Insieme alla mamma, al papà, potete leggere questo verso e dire: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque, al posto di chiunque, mettete il vostro nome, mettici il tuo, crede in lui, non perisca, ma abbia vita eterna. E tu sei così prezioso per Gesù che ti ama, è vero Gioele? È morto sulla croce per te e ti dà la vita eterna. Quindi non c'è da avere paura di niente, perché abbiamo l'amore di Gesù. Gesù che è morto e risorto per noi e ci ha preparato la vita eterna. E noi vogliamo ringraziare Gesù per questo, perché è meraviglioso. E sapete cosa fa l'amore di Dio? Spazza via, Gioele, cosa spazza via? Ogni peccato, ogni malattia. E ve lo vogliamo dimostrare con un piccolo esempio. Vieni, Gioele. Allora, l'acqua rappresenta la nostra vita. E riempiamo un piatto con l'acqua che rappresenta la nostra vita. Poi l'irrigano rappresenta i peccati, le disubbidienze ai genitori. Attenti. Le malattie. Guarda come sporcano l'acqua. E molti altri. La gelosia. La disubbidienza a mamma e papà, il bullismo, tante cose tristi che sporcano la nostra vita. Sì, ne vogliamo mettere ancora, Gioele, perché a volte la nostra vita è proprio sporca e ci sono tante cose che non vanno e ci fanno essere molto tristi, è vero bambini? Ma Gesù che è rappresentato col sapone, se viene messo al centro della nostra vita, allontana tutto il male. Grazie Gesù. E adesso vogliamo cantare insieme quella canzoncina che tutti noi sappiamo e cantiamo spesso alla scuola domenicale. Vieni Gioele, aspettiamo che si lava le mani. Pronti? Dio è buon per me. Ci siamo? Vieni Gioele. Dio è buon per me. Dio è buon per me, mi tiene per mano, mi regge in pie. Dio è buon per me. Poi vi ricordate alla scuola domenicale cosa facciamo? Andiamo, cambiamo marcia, andiamo più veloci. Siete pronti? Cosa ci mettiamo? I guanti. I guanti, andiamo in seconda. Via Gioele, mettiamoci i guanti. Ci mettiamo i guanti e andiamo un pochino più veloce, perché in seconda si va più veloce di 9,50. Prima. Pronto? Dai Gioele, via! Dio è buon per me, Dio è buon per me, mi tien per mano, mi regge bien. Dio è buon per me. Siete pronti che andiamo in terza? Cosa ci mettiamo Gioele? Gli occhiali! Siete pronti? Andiamo in terza! Pronti bambini? Eccoci con gli occhiali, andiamo più veloci! Via! Dio è buon per me!
Dio è buon per me. Michel Ferman mi regge bien. Dio è buon per me. E adesso andiamo in quarta. Che ci mettiamo? I caschi. Pronti? Ci fermiamo alla quarta oggi, perché andiamo velocissimo. Ci sei? Sì. Attenti bambini, tutti pronti, via. Dio buon per me. Dio buon per me. Michel Ferman mi regge bien. Dio buon per me. Adesso ce li togliamo mano in mano. Torniamo in terza. Dio è buon per me. Dio è buon per me. Mi tiene per me, mi regge bien. Dio è buon per me. Adesso ci togliamo gli occhiali e andiamo in seconda. Dio è buon per me. Dio è buon per me. Mi tiene per me, mi regge bien. Dio è buon per me. E adesso andiamo in prima. E prima quasi la sussurriamo. Dio, fatelo anche voi. Dio è buon per me. Dio è buon per me. Mi tien per me, mi regge i piè. Dio è buon per me e per te. E adesso voglio ringraziare Gesù. Signore, ti ringraziamo perché anche attraverso questo video possiamo stare vicini. Benedici tutti questi bambini, benedici tutti i genitori, benedicici in questo momento particolare. Con Gesù non abbiamo paura perché tu hai vinto per noi e ci hai detto tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace dei tuoi figli. E fai che al più presto possiamo riabbracciarci. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Anche Gioele vuol fare la preghiera. Grazie Signore di questa giornata che ci hai donato, Signore. Aiuta i bambini della scuola domenicale, aiuta me, la mia famiglia, aiuta tutti, Signore. Aiuta quelli che non ti conoscono, Signore. Aiutaci in questo periodo, nel nome di Gesù. Amen. Ricordatevi, perché Dio ha tanto amato il mondo, ricordate il cuore, che ha dato, leggilo tu, il suo unigenito figliolo. E la croce di Cristo che ha vinto affinché non perisca, abbia vita eterna. Chiunque crede in lui. Mettici il tuo nome, tesoro. E se vuoi puoi fare anche questi segnalibri, questi divertenti simboli per ricordare questo bel verso. Ti voglio bene, ti vogliamo bene. Al più presto con Gesù. Ciao!